perché questo lato resti minimale, un po' più vuoto, solo di ombre d'occlusione bianco su bianco. In un caso come quello che è successo adesso, voi siete rimasti dentro, no? Cioè non vi siete, non avete già sbattuto fuori dalla live, il fatto che sia caduta per un istante. Buonanotte, una ragazza qualunque, scusa, non ho visto. Va sbattuto fuori. Mi dice che c'è zero. No, no, ok. No, perché coso Streamlabs OBS ci mette un po' ad aggiornarsi, mi dice sempre che siamo zero persone. Invece non è vero. Buonanotte, buonanotte, grazie del conforto. Che stavo già di oddio, l'ho mandato tutti via per sbaglio. Non vedo abbastanza l'ora di tornare a disegnare Geist Machine. È tutto molto più facile. Appena finisco questo, quindi probabilmente già da lunedì, e poi avrò un altro break per la copertina del confine, ma quella dovrei riuscire addirittura a gestirla un po' in po', senza fare stop completi. La fregatura è che quella non la posso fare in streaming perché con Bonelli ci abbiamo altri accordi.
Macchina fotografica che stai in overheat fisso proprio.
sembrava un po' peggio. Aperto su Twitch e mi sembra accettabilissimo. Ci sganciamo un attimo da qua e ci mettiamo a fare questa testa all'orecchio. Stanotte cerchiamo di chiudere almeno fino qua. E mentre poi ci manca sulla parte sotto, abbiamo finito. Però chiudiamo il volto bene, mi andrebbe da poterlo vedere finito. Fa venire un po' i nervi il fatto che questa parte qua non la posso scurire già adesso a grafite. Devo stare molto cauto, perché se sbaglio quella parte lì alla fine, mentre mi conviene tirarla giù in digitale, intanto è fare una versione così. Poi se vedo che va, provo anche la versione prima grafite e poi inchiostro. Però non posso rischiare. Ok, chiudiamo di qua. Quindi, allora io comincerei dalla parte più scura, che è questa qua, sopra. Serve un po' più di punta. So che morendo di sede. Oh, c'è un moscerino proprio qui.
fatto storiellina su Instagram. Ok. Ciao Craig, come stai? No. My fingers are doing well. I have flexible hands. My fingers are trained to draw a lot. Tutto bene, tutto bene. My computer just rebooted by itself. Now, or is it's a matter of Windows 10 upgrading, or is really bad news. Oh, who knows?
Yes. Verosimilmente da lunedì quando vuoi, Creed. Prima è un po' difficile perché devo sto un po' di corsa e, come si vede, devo consegnare questo baraccone. Quindi ci avrò sì e no 2 orette libere che devo dedicare. Beh, fine settimana sto così e le devo dedicare a mio papà che deve traslocare. C'è un nuovo trasloco in vista. Perché va così a piotta la ventola di sto computer? Spengo. Pazzesco, era l'aggiornamento di Microsoft Edge, mandava tipo il computer a 700.000 gradi. Cioè quando ho tolto la finestra, sai, quella di login di Windows, sotto c'era questa animazione di Edge che ti diceva tipo che bello il tuo nuovo browser, e la scheda video stava facendo tipo oddio, ma chissà che cazzo. Vabbè, è comunque uno schermo 4K, però chissà che cavolo di animazione hanno sparato a schermo. Cioè per fare quella pallina di Edge che diventa un'altra forma, non so. C'è molto l'idea. Ah, tra parentesi, vi volevo dire una cosa, c'è una notizia interessante, cioè che ho deciso di passare alla CC per tutta una serie di motivi di Adobe, prima fra tutti che devo infilare nel programma un po' di roba nuova per gli studenti dell'ISIA e li voglio formare bene sul software che usano. Quindi sicuramente ci facciamo un po' di sessioni da una parte di aggiornamento di What's New, diciamo su Photoshop, su Software Effects, e le volevo fare live così almeno a chi gli interessa si può fare un aggiornamentino. E poi sicuramente
voglio cominciare a utilizzare in maniera un po' più consapevole sia Blender che mettere un po' il naso in Cinema 4D per l'integrazione su After Effects. Quindi aspettatevi un po' di live con delle verticalone sui software, per capirci, in cui da una parte esplorerò roba che non conosco, da altre parti invece verificherò che quello che conosco funzioni tutto bene. Non so se vi potranno interessare, ma lo farò nelle live un po' più tecniche, per capirci. Invece Creed, sai cosa? Ti volevo chiedere un consiglio. Volevo prendere un tool di mastering. E te l'avevo già chiesto in realtà questa cosa in una maniera un po' più vaga, però mo insomma vorrei fare l'acquisto. E quindi da una parte è ovvio che insomma, il mastering per farlo bene bastano EQ, compressore e gate, limiter, scusami. E ci fai praticamente tutto. Però dall'altra parte tutta la roba quella un po' parametrica mi semplificherebbe un po' la vita, no? Cioè, scusi, una parametrica, quelli banda, basati sulle bande, no? Tipo compressore multibanda, quella roba lì. Ora, vedendo su internet, diciamo che ci sono tutta una serie di soluzioni. Una è quella hardware, no? È quella di prendermi un analog it, che c'ha dentro un filtro, un compressore e un distorsore, exciter e un EQ. E questo, diciamo, mi permetterebbe di avere in buona sostanza un mastering live. Cioè vuol dire che quando pure esegui i pezzi dal vivo c'hanno il suono studio, sempre. Ora, mi sembra una necessità un po' ridicola, ma è quella caratteristica lì. Dall'altra parte invece, se no, l'idea è quella di prendere dei VST o una suite di VST. E guardandomi in giro ho visto, mi sembrava diciamo un po' lo standard, la suite di Ozone. Che si accompagna pure con un altro software che adesso non mi ricordo qual è. Però mi pare che tu mi avevi consigliato un'altra cosa pure, forse, o forse no. Se mi hai detto zona, forse boh, non lo so. Comunque, tu al mio posto che ti prenderesti? Proprio per finalizzare le tracce, basta. Una volta che c'hai il mix down per farle, e se hai ovviamente nel caso mio avrei anche gli stem. Così a braccio, senza entrare troppo nel dettaglio, non mi voglio colla. Però hai visto la roba mia, no? C'ha
Ho proprio spesso dei problemi di pressione sonora, di volumi, proprio perché sono un po' occhiali al volo nelle macchine, no? Il messaggio. Ci sono un sacco di mascheramenti di frequenze, no? Che si mangiano con l'altra. Ozone wave, ok. Sì, la cosa figa, diciamo, di questi pacchettoni tipo wave o ozone è che li puoi spostare sulla DAW che ti piace di più, no? Quindi anche se usi una roba super leggera, io tanto alla fine considero che praticamente streamo la performance e faccio due tocchettini di suono, ma ovviamente non faccio editing. Quale usi? Questa roba qui? O non lo usi proprio perché dici tanto se ne occupa lui? Sì, boh, mi volevo fare un regalino e alla fine a me di sintetizzatori nuovi non mi servono proprio. E se devo prendere una roba per fare audio, alla fine forse l'ideale è proprio un set di strumenti per fare mastering come si deve. Cioè mi piace l'idea di magari far uscire in un anno anche poche tracce, però molto curate sul suono. Una cosa che non ho mai fatto, perderci tempo, anche solo per imparare come funziona e poi eventualmente farlo fare altri, eh. Però mi dà proprio il polso, mi serve di capire come funziona quella roba lì, è come studiare colore nel disegno, no? Cioè sì, è vero che puoi chiamare un tizio che ti fa la pasta di disegni, però è bello avere controllo, no? Cioè sapere come funziona. Grazie Retro Biggini. Sto impegnando parecchio. Sono soddisfattissimo al 6000%, però piano piano. Wave, ok. E ti posso chiedere il perché? Cioè, è proprio una questione di suono, che dice alla fine mi piace di più come esce il suono dal plugin, oppure perché è più flessibile, c'ha degli strumenti più potenti. Quindi
più flessibile come suono alla fine Wave, dici? Ozone ti porta un po' dove vanno a finire tutti. E 10.000 volte Nightbot mod. Veramente 10.000 volte. Sì, beh, Ozone mi sembra che offra tante soluzioni un po' tipo preset, no? E mi sembra più un wizard, no? Di quelli tipo che vuoi fare, ti fa le domande, tu rispondi e lui ti fa il risultato, simula un po' l'esperienza di lavoro con un essere umano per certi versi, come flusso logico. Waves invece è proprio, mi dà l'idea più di una roba che funziona come un sistema modulare multi-effetto e che lo devi saper usare, fine. Che dici? È un po' così, no? Poi non escludo che Ozone abbia anche una modalità un po' più advanced. Hey Serpensodio 3, thank you so much. Thank you. Oh, thank you so much for the follow. For following the channel, thank you so much. Ok, chiaro Craib. Un po' da loudness war, un po' come di quell'impostazione, dici. A me quella cosa non fa impazzire, ad esempio. Non mi piace perdere la dinamica.
Sì, boh, ma lo vedo sulle cose mie che essendo una pippa sacrifico tutta la dinamica per cercare di far spingere forte le cose, no? Mentre invece quello che bisogna fare è creare il giusto rapporto fra le parti e poi eventualmente fare un po' di violenza sulla pressione sonora. Ehi, Nicolò 2413, grazie del follow. Vabbè, insomma, dopo sto acquisto, chiedevo consiglio a un maestro vero. Io non. Su quella roba lì mi muovo un po' così a braccio, mi posso vedere un po' di recensioni su YouTube, però. Mi fido di pochissime persone. Ovviamente mi fido di Nick Pat. Io benissimo. Sonic State, anche l'altro tizio, come cavolo si chiama, tipo Gas, non mi ricordo come si chiama, o quello con la barba fatta via in grande. Come funziona Wave? C'ha una subscription o si compra buyout? Diciamo che sarei più orientato per una roba che offre un buyout. Visto che magari Open Hand è capace che tipo non suono zero e nonno invece mi faccio 100.000. Quest'anno lo dicevo, un deal per avere Cloud Bounce. È una schifezza, lo so, però comunque l'ho preso a 40 euro per un anno. Unlimited l'ho preso. Però se vedo la quantità di volte che l'ho usato, insomma, forse non è stato molto intelligente. Ah, figo. Magari. Vabbè, senza che ti sbatti ulteriormente, già consiglio da ora. Perché mo vanno un po' tutti in questa direzione subscription fighe, soprattutto per una roba amatoriale come serve a me, cioè con un profilo operativo amatoriale, insomma un po' una seccatura perché non sei sicuro se poi quella roba finisce per usarla, capito? La paghi e magari stai lì.
Ciao Dario, buonanotte. Grazie della compagnia, come sempre. Eh sì, vabbè. Solo poster. Se mi cominciano a commissionare solo poster. Ti piace tanto di più del solito? Ma dipende.
Chiaramente sono cose che ho una gran voglia di disegnare, che sia molto dettagliato o altro, è sempre una gioia, no? Magari mi metti a noia a fare quelle tavole un po' di raccordo, che pure ci sono, non sempre, devo dire Golem, tutto sommato mi sono riuscito a tenere con un ritmo talmente serrato che praticamente non mi sono annoiato mai. Ma certo. Ah, ok. No, ma io chiedevo perché è importante saperle queste cose, no? Cioè, voglio dire, mi seguite un sacco, quindi mi intriga sapere cosa pensate del lavoro che faccio. Creed, che ne pensi di Bjork? E soprattutto che ne pensi del disco che ho fatto con Arca? Però sì, in realtà prima parliamo di Bjork. Ok. Odio perché, amore perché? Vero, questo è verissimo, Craig. Ti dà fastidio il di Bjork. Ormai è un po' un meme. Il di Bjork. È vero.
Allora, io ho attraversato un periodo anche di passione smisurata per Björk. Cioè, proprio che non capivo più niente, proprio mi sembrava la cosa più fica della terra. Tipo, per me Homogenic è un disco fuori scala. Per dire. Mi è piaciuto da morire pure Post. E il primo bellissimo. Anche se il primo secondo me è fiacchetto, no? Come produzione. Bellissimo, però secondo me è deboluccio. C'è delle cose molto belle, molto forti e delle altre un po' così così. Post inizia a essere una roba boh, impossibile. Ma coso Homogenic per me è una roba irripetibile. Sì, bellissimo. Ehi, hey, BlastArrow20, grazie. Sono contento che ti piaccia, sia il canale che il lavoro. Sul sound design quello è un po' casuale. Ah, ma il coso è comunque quello lì che dici tu è Bacalorette, no? C'è il pezzo quello che entra nella televisione. È un passaggio del video, quello che dici tu. Il video di Michel Gondry. O come mi disse un tizio una volta di un'agenzia di comunicazione, vorremmo una cosa alla Michael Gondry. Che voci ti piacciono, Craig? Parliamo di cantanti, dai, mi piace. Ok, Ian Anderson grande. Vabbè, quindi voci molto decise, tecniche comunque. Ma Peter Gabriel ti piace? Ah, ecco una persona a cui posso parlare di questo disco. Uno dei miei dischi preferiti
un disco di Peter Gabriel, un po' inusuale, che è la colonna sonora dell'Ultima Tentazione di Cristo di Scorsese. Per me è uno dei dischi, a parte il fatto che è proprio uno dei dischi che suona meglio di tutti i tempi, cioè credo che è difficile trovare un disco che suona meglio di quello, cioè mezzo sfida proprio trovarlo. E trovo che sia un disco micidiale proprio, meraviglioso. Non posso mica parlarne con nessuno. Ah, figo. Beh, toc toc, caspita, voglia. Proprio io quando sento quel disco a volume alto, non senza un certo imbarazzo, mi lascia sconfortato proprio la dinamica di quel disco. Cioè il primo pezzo, quello Let the Feeling Begins, no? Che poi diventa che già tutta quella roba e cresce. E nella parte finale è pazzesco, si sente tutto. Cioè arriva al volume massimo e non ti perdi un suono. È incredibile quel disco. Secondo me tecnicamente è uno degli achievement più assurdi di Sound Engineering della storia della musica, proprio senza manco un dubbio. Cioè lo sentivo da ragazzino, rimanevo sconvolto, l'ho risentito da grande e sono rimasto sconvolto qua. Cioè nel senso mi fa lo stesso effetto assurdo di... Cioè che l'impianto stereo su cui lo senti sembra 10 volte più bello di quello che ti ricordavi, sempre. Cioè tipo dovrebbe essere una specie di disco per beta testare, tipo benchmark proprio, capito? Tipo se suona male quel disco vuol dire che c'è qualcosa che non va. Il problema è da un'altra parte. Sai che io pure l'ho visto 2 volte, e ho visto 2 volte lo stesso concerto, peraltro, perché mi ci invitò mio papà. E poi sapendo che mi piaceva moltissimo il disco me lo regalò pure un altro mio amico, quindi mi sono visto 2 volte il concerto di Us, che è quello dove c'è Digging in the Dirt, pezzi quelli con cosa, con Sinéad O'Connor. Quel disco lì, quello tocoloratone post-WOMAD. E lì mi piaceva tanto Peter Gabriel. Cioè lo trovo un musicista super interessante, proprio una visione sua, figo. Anche pacchiano, per alcune cose, però proprio figo. Ti ricordi che figo che c'era il pezzo quando cantava Talk to Me, che c'era la cabina del telefono che usciva da sotto il parco, no? Fighissimo quello live. Quello che tirava il filo lunghissimo, no? Fighissimo proprio. Ah, Steve è bellissimo. A me piaceva il video di Digging in the Dirt, mi piaceva proprio tanto. C'era quella roba con lui che si decomponeva in stop motion. E
Peter Gabriel, io ho avuto una passione da bambino, ero tipo sfegatato per Shock the Monkey, tipo mi piaceva da morire questa cosa che era mascherato, e non lo so, boh, lo associavo a Mega Man. Mi piaceva tantissimo. Mi faceva paura e nel contempo mi piaceva, era strano, c'era una specie di desiderio di maca, di roba macabra da bambino, non so bene esattamente da dove venisse fuori. Piaceva da morire. Poi questa cosa che era andato a Sanremo e io sono impazzito da ragazzino, non lo scorderò mai. Ma ero proprio piccolo, però era come, cioè, quando me l'hanno detto, guarda, lui è quello che ti senti sempre, sono andato fuori di testa. Vedete che era vero, che stava lì, che è saltato, si è fatto male. Boh, è stato un grande regalo del caso quello. O della Rai, insomma, come lo vuoi chiamare. Si era schiantato, esattamente. Fighissimo, quella cosa. Non è dato sapere quanto è stata proprio una cazzata che ha fatto lui, un po' a sorpresa, o quanto era una roba prevista nel copione. Permaloso come lui, sicuramente avrà detto che era colpa di tutto il resto del mondo tranne la sua. Sì, no, immaginavo, infatti ti piace un botto prog, no? Quindi Genesis, capirai. Sono in sostanza l'apice del genere, no? Cioè bisogna andare proprio molto più nella roba recente, quella iper virtuosa, penso, per trovare qualcosa di comparabile, anche da lontano. Non vedi, c'è il yoga? Che ci fai sveglia? Ok. Marillion, l'ho completamente rimossi, fighissimi. C'è una cantante col bandana, tipo, no? Marillion. Sì, io diciamo a Björk appunto amore odio,
diciamo, odio mai. C'ho avuto dei momenti di allontanamento, questo sì. Perché magari mi hanno annoiato. Ma invece quella tipa che si chiama Jenny Val, scritto HVL. Mai sentita? Invece da morire. Cioè ci sono almeno un pezzo suo che mi manda fuori di testa. Cioè sono uno dei pezzi più belli mai scritti nella storia dell'umanità, di tutti i tempi. E soffre chiaramente solo di un testo che è difficile da proporre al resto del mondo perché è super estremo, quindi alle volte mi devo un po' limitare nel... Però musicalmente... Non la conosci? Aspetta, ti mando un link di un pezzo che ti devi sentire tutto. Lo sento pure io. Il testo è un po' estremo, però bellissimo. Secondo me c'è il cambio più mozzafiato tipo della musica pop, l'ho mai sentito. Cioè proprio ogni volta lo sento con i brividi.
Bello, eh? Cioè, c'è una partitura pazzesca sto pezzo, bellissimo proprio. Cioè, arrangiato da Dio. Cioè, proprio non torna indietro manco per andare in corsa sto pezzo, cioè proprio mai. Micidiale, eh? E qualcosa, i pezzi suoi tipo pure tecno, elettronici, che sono stupendi. È una specie di... Sai che mi ricorda un po' come profilo lei? È una specie di Fever Ray, però più radicale su molte cose. E secondo me... Boh. Forse c'è una marcia in più, eh. Serafino hanno un po' meno di Fever Ray, secondo me, a torto, ma è proprio bravissimo. È figa, figa, consigliata. L'ho vista pure dal vivo, è venuta a Roma per lo Spring Attitude, che è una roba grossa che fanno a Roma, che immagino che conosca. E ha fatto un concerto da paura, bellissimo proprio. Ray Sint, un altro tizio che fece una messa solo le ritmiche, da paura. Perché lei c'ha questa roba che è mezza virtuosa in realtà come cantante, però si nasconde dietro sta vocetta un po' nasale, no? Però ogni tanto quando apre, apre, cioè apre proprio che diventa virtuosa, che senti, c'ha proprio la voce che spacca i timpani, se vuole, ok? Super melodiosa, c'ha tutte robe pure di vibrati super veloci, cioè è proprio una macchina. Molto figa. Meritevolissima di attenzione, sono un geniale. E sto disco Viscera è tutto bellissimo, cioè proprio mostruoso. Ed è tutto così... acidone, no? Pure come tematiche. Lei, diciamo, è super, ultra, mega LGBT come tipo di impostazione. Però in una maniera nordica. Sì, boh, io pure la devo a una scoperta di amici che me l'hanno consigliata e li ringrazierò per sempre. Più che altro perché ha una produzione considerevole, eh? Cioè nel senso ha fatto tanti dischi lunghi con tante tracce, molte proprio belle, quindi non è una di quelle scoperte, no, che rimani un po' attaccato a un pezzo e basta e finisce là. È comunque una che ci ha dato delle soddisfazioni, ecco. Non estetica, geniale. Non si fa desiderare. Un po' come gli Autechre, no? Che dici, mazza, sono i più bravi di tutti, e in più hanno fatto 87 dischi, tutti fighi. Mi piacciono pure i musicisti che si fanno aspettare anche 10 anni, eh? Birds of Canada.
Mi piace il concetto, no? Che il disco è un evento, però è bello pure quando c'è sta gente che è proprio. Ragazzi, ho fatto un altro disco, un altro, un altro, un altro. Cioè, che lo vedi proprio che c'hanno un problema con la durata della vita. Che dicono, io devo fare tutto. Sì, peraltro lei esce su questa etichetta che si chiama Sacred Bones, che è molto figa, c'è un sacco di roba bella dentro. Chiaro, diciamo, sono quei musicisti no groove, eh? Cioè se stai un minimo in fissa col funk, col jazz, con questa roba qui. Gianni Valle è come mettere il cuore in un surgelatore. Però è un po' una proprietà, secondo me, di tanta musica bianca. Che però a me è una roba che piace anche. Non sono di quelli. Cioè c'ho un paio di amici a cui voglio molto bene, che ci scambiamo un sacco di musica, che ogni volta mi dicono, ma proprio si sente che gli manca, no? Il groove. Ma se il groove manca non mi dispiace affatto. Cioè se penso, che ne so, allo stesso Aphex Twin, no? Aphex Twin è zero groove proprio, a parte ovviamente quei due o tre pezzi che sono mostruosamente groovy, no? O i Kraftwerk no groove. Eppure vedi che sono brutti. Miriam Fishman, thank you for the follow. For following the channel. Thank you so much. Fish. Quanto è figo quel pezzo di Florian Schneider, porco due. Cosa lo conosci? Michael Hedges. Era un chitarrista formidabile. Super tecnico, che usava la chitarra in una maniera super innovativa, che poi adesso è diventata un po' uno standard, no? Quella roba di fare tapping super ritmico, super incasinato. E lui è proprio figo. È un altro proprio stellare, secondo me. Non tutto bellissimissimo, ma quelle cose bellissime sono inaudite proprio. E la cosa pazzesca è che poi generalmente è uno degli strumenti più belli per litigare con i metallari, il Michael Hedges, perché tutti dicono tipo, eh sì, mo è tecnica, ma mai come, che ne so, Joe Satriani o come si chiama quell'altro? Steve Vai o i tizi quelli dei Dream Theater, no? Poi li fai sentire un pezzo di Michael Hedges e fanno pippa, fisso. E la cosa bellissima è che fa sta musica che è zero coatta, no? Super
super bella, solo che la chitarra classica, potentissima. Assolutamente, è verissimo, Burial è così, Burial è proprio un po' Vangelis vibe, cioè secondo me, alla fine nei suoi pezzi, c'è quell'idea di urbano, no? Che brulica sotto la pioggia, bello. Se lo trovi, sentiti. Se lo trovi dal vivo soprattutto, cerca Michael Hedges Aerial Boundaries. E un altro pezzo suo fighissimo si chiama Silent Anticipations. Però vedi suonati dal vivo perché senti la traccia e basta, non ti dà l'idea di quanto era un gigante. Ed è il padre putativo di Kaki King, non so se la conoscete, pure che è una chitarrista formidabile, bravissima. Di cui sono sostanzialmente stato innamorato per boh, 10 anni. Un po' mi è passata, però per un lungo periodo era proprio. È la mia waifu. Sì, esatto. Sì. Sì, Jacos Beggi, Jacos Beggi, Yeke O, thank you for the follow.
No, Kyoga. Perché ho stampato su una carta eccezionale, che è la Arche, non c'è nessun rifiuto della grafite. Funziona esattamente come se fosse, ci fosse, se sotto ci fosse la carta bianca. Ti dirò di più, secondo me dove c'è l'inchiostro forse c'è pure una presa leggermente migliore. Cioè funziona quasi da primer per la grafite, l'inchiostro Ultra Prime, il primer più costoso della storia dell'umanità, ma funziona un po' da primer. Quindi no, l'avevo già provato in passato e l'effetto è bestiale. Susumu Hirasawa è il tizio, quello che ha fatto il pezzo, quello. Di Paprika, cioè adesso non so come cantarla perché è impossibile. Il tema, quello principale di Paprika, pazzesco, quello con l'arpeggio. Fammugen. Fighissimo. Quel pezzo c'è proprio in heavy rotation su ogni roba musicale che ho. Mi piace tantissimo quel pezzo. Hey, Stanwer. No, no. Ripasso su tutto. In sostanza, beh, diciamo che la stampa un po' la vedi perché ci sono delle zone dove magari dei grigi piatti, no? Che si appoggiano perfettamente su. Grazie, Stanwell. Grazie Stanwer. Ma lo penso abbastanza anch'io, sai, Stanwer. Cioè, o meglio, non riesco a non pensare che Paprika. Sia riuscito dove quel film un po'. No. Però è stupido fare paragoni, eh? Me ne rendo perfettamente conto. Però non ti posso negare che quando sono andato al cinema a vedere Inception, che non sapevo minimamente cosa stavo andando a vedere, e insomma Paprika ce l'ho veramente molto ben presente perché lo so a memoria. E sono rimasto un po' che dice, ma questa inquadratura è Paprika e quest'altra e quest'altra, cioè che dici proprio, vabbè, ok, ti è piaciuto Paprika, che mi sta benissimo, eh.
meglio una citazione onesta che... Una manfrina ridicola di nascondere le proprie fonti, meglio che si trova. Però diciamo che alla fine Paprika è più bello come film, quindi ti viene un po' da dire beh. Non so, continuo a fare il paragone fra questi due film, purtroppo non ce la faccio non farlo. Però è stupido farlo, me ne rendo perfettamente conto che è una roba sciocca e che non vuol dire niente. Beh, però il Re Leone è la cosa più vicina a un plagio della Ore di Tezuka. Non lo porterei come esempio perché non è una bella cosa quella lì. Sono d'accordissimo con te, Craig. Non hai capito quanto sono d'accordo con te. C'è una colonna sonora sua che mi piace. Ma sarà che mi piace tanto il film. E quindi. E soprattutto è un film che è stato super blastato, secondo me, un po' a sproposito. Che è Interstellar. Interstellar, secondo me, ha una bella colonna sonora. Ed è un film sentimentalone, quindi le cose sue secondo me lì funzionano proprio bene. Per dire esempio su cosa, su quello dove l'hanno super lodato lui, come si chiama? Dunkirk, io avrei voluto uccidere Hans Zimmer mentre vedo il film. Sta lì che ti ribatte tutto. Il film non sta zitto un secondo, cioè è una roba allucinante, di un'invadenza mostruosa proprio. Tricche, 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 trucche, 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 tracche, 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 tutto il film. Madonna, che palle. Cioè, proprio fatelo stare zitto, toglietegli il volume. Tipo processo di Biscardi, capito? Quando abbassano il volume a Maurizio Mosca, uguale. Sono d'accordo, Creed, è l'unica figa secondo me che ho fatto. Cioè, l'unica proprio che dici, oh, colonnona sonora, figa, che te la ricordi. Che racconta tanto, no? Cioè che ci sta e non...
Non sta a fare il compitino, boh, era ispirato proprio su quel film, si vede proprio. Comunque è una teoria su Interstellar. Ed è una teoria complicatissima. O meglio, semplicissima ma difficilissima da far digerire sia ai detrattori che ai fanboy di Interstellar. Però diciamo per me Interstellar è un film meraviglioso alla luce di questa teoria, quindi non so. Credo che meriti di essere esposta. Ditemi voi se vi interessano. Cos'è che Hans Zimmer faceva i synth di Crisma, Creed? Io sono rimasto scioccato quando l'ho scoperto, anche perché i Crisma mi piacciono da morire, cioè proprio. Sono fanatico di Crisma. Allora, per capire la mia teoria su Interstellar, bisogna aver visto un film. E questo film è Black Hole della Disney. Non film quello con Anthony Perkins, che è stato un flop micidiale. E che è un film per bambini che introduce alcune tematiche, buchi neri, spazio-tempo e quant'altro. Ora, in Black Hole ci sono questi robot assurdi, c'è quest'idea del viaggio, no? Nello spazio-tempo e del fatto che loro stanno su sta astronave, no? E salgono e scendono, c'hanno un. C'è una struttura proprio narrativa similissima per certi versi a Interstellar. Non c'è questa idea di pianeti, quello che vuoi. Però ecco, l'idea di base è quella che secondo me Interstellar è stato frainteso, perché è stato spinto dalla comunicazione che si è occupato di vendere il film come se fosse un nuovo 2001 Odissea nello spazio. Mentre invece secondo me Interstellar è un film per bambini. È un film per bambini sull'amore, che spiega in una maniera anche molto didascalica lo spazio-tempo e racconta, diciamo, introduce il tema pseudo-scientifico, filosofico, no? Dell'amore inteso come entanglement, no? Quantico su un piano super narrativo. Però io credo che sia proprio un film per bambini. E credo che se l'avessi visto a 13 anni Interstellar mi sarebbe esploso il cervello. Cioè, secondo me quelli che ci hanno da ridire sul fatto che il film diventa melenso, sta roba dell'amore, è una boiata, eccetera, eccetera, non hanno semplicemente capito che non è il film per loro. E si capisce da quei robot lì. Cioè,
Come può essere un film non per bambini, un film che ha quei robot lì? No, secondo me Black Hole, scusami, Interstellar quando è uscito, la comunicazione, almeno quella italiana, lo spingeva come un film, comunque con un target alto. Invece no, secondo me è più basso possibile. Cioè, è proprio un film con il papà e la bambina, è proprio quella roba lì. È proprio per ragazzi, capito che dico? Cioè, non è un film per adulti. Poi se sei grande e te lo vedi, non è che dici, Dio, che schifo. Cioè, per carità, non sto dicendo questo. Però prima di tutto, secondo me, bisogna capire il fatto che quel film nasce con un target in testa che è da film Disney. Secondo me, riletto in quell'ottica, diventa bellissimo. Se invece lo pensi come il Solaris di Nolan, è una tragedia, cioè nel senso non gli è venuto bene da quel punto di vista. Esatto, stanno per... cioè, poi è un film scientificissimo in realtà. Mi fa ancora ridere che c'è la gente che dice, però non è proprio realisticissimo, eh. Poi va a vedere quello che ha scritto il film, ha vinto il Nobel per le stesse teorie esposte nel film, però vabbè. E l'ha vinto dopo, quindi c'è manco a dire, sai. Però ecco, tralasciando questo dettaglio che fa molto sorridere. Sicuramente un film mosso tutto quanto da uno spirito profondamente vicino alla sensibilità dei ragazzi. Cioè, se no certe cose sono completamente intollerabili, cioè quel pezzo che lei fa è Eureka, no? La libreria, cioè tutta quella roba lì, sono robe che io avrei visto volentieri di buon grado in un film Disney, ripeto, e secondo me il film lì c'ha proprio quel profilo là. Se lo metti così, quel film è perfetto, cioè non gli vedi proprio niente. Lo metti sull'asse di Solaris 2001 o quello che vuoi tu, e non è una questione di qualità, eh? È una questione proprio di target di riferimento, e ovviamente lascia un po' così, non amareggiati, perché no, perché comunque secondo me è un buon film ad ogni livello, però a meno da dire che è un ragazzo, no? Senza dubbio. Che quelle cose non l'ha mai sentito nominare neanche, no? Le impara per la prima volta e ci si lega una storia sopra, cioè proprio tanta roba per una mente giovane, 3 stelle.
Bene. Collego qui. Sì, infatti è, secondo me è un film riuscito da quel punto di vista Stanar. È un disco fortunato, un film fortunato, scusami. Ehi, ciao Jax. Buonanotte, buonanotte a tutti. Vogliamo fare un ride? Facciamo un ride.